Sera ragazzi, io sono Dav e oggi ragazzi siamo qui per iniziare una nuovissima serie. Quest'oggi ragazzi ci troviamo su Cuphead, un gioco veramente figo che volevo portarvi da quando è uscito qualche giorno fa, adesso abbasso leggermente il volume. E è un gioco veramente carino che non so come definirvelo perché è particolarissimo ragazzi, è una nuova serie che porterò sul canale. Fammi alzare leggermente il volume, dai. E allora vediamo un po' visual, vabbè resolution metto, lasciamo questa qua tanto non dà problemi. Va bene, allora ragazzi iniziamo subito a giocare. Allora era da tantissimo ragazzi che non registravo un video, veramente ultimamente ho sempre fatto live e adesso ci troviamo finalmente su un video. Aspetta che alzo leggermente il volume. Quindi once upon a time in a magical place called Inquilizer, there were two brothers named Cuphead and Mugman. They lived without a care under the watchful eye of the wise elder Kettle. Ok. One day the two boys wandered far from home and despite the elder Kettle's many warnings ended up on the wrong side of the tracks and entered in the devil casino. Quindi loro se ne vanno dalla copertura diciamo del loro nonno, penso sia comunque del loro nonno, e vanno nel casino del diavolo. Inside, Cuphead and Mugman soon found themselves on a winning streak at the copper table. Hot dogs, exclaimed King Dice, the casino's lazy manager. These fellas can't lose. Quindi noi cominciamo a vincere. Nice run, boys, laughed a newcomer. The brothers gasped. It was the casino owner, the devil himself. Now, how about we raise the stakes? He suggested with a toggy grin. Quindi arrivò il diavolo e ci diciamo fissò con un sorriso. Vince un'altra volta, quindi win one more roll and all the loot in my casino is yours. The devil boomed. But if you lose, we have your souls. Quindi se voi vincete ancora una mano, prenderete tutto l'oro del mio casino, ma se perdete, io prenderò le vostre anime. Fantastico. Allora, Cuphead blinded by easy riches. Nudded and grabbed the dice for a throw. Good gosh, Cuphead, no, cried Mugman. For he understood the danger, but it was too late. Quindi gli si illuminarono gli occhi a Cuphead e lanciò i dadi, in preda diciamo alla voglia di guadagnare soldi, mentre il fratello Mugman aveva paura, essenzialmente. Snake eyes, laughed the devil, while slamming the floor. You lose, the brothers trembled in fear as he loomed over them. Now, about those souls. Quindi noi abbiamo perso, quindi si prende le nostre anime. Quindi i fratelli, pregarono ovviamente. There must be another way to repay you. Mugman stammered. Yes, please, mister. Cuphead added. Quindi chiedono, ci sarà sicuramente un altro modo per ripagare il patto. Allora, perhaps there is. Ovviamente c'è. The devil sneaked pulling out apartment. I have here a list of my runaway debtors. Collect their souls for me, and I just might pardon you two mugs. Quindi, qua c'ho una lista con delle anime della gente con cui sono in debito. Portatemi le loro anime e, voi sarete, diciamo, il vostro debito finirà. Quindi, now get going, the devil roared, kicking the boys out most rudely. You have till midnight tomorrow to collect everyone's of these souls. Otherwise we'll be one of collecting souls. Quindi avete tempo fino alla mezzanotte del giorno dopo per portarmi tutte le anime, se no vi prenderò le vostre. Cuphead and Mugman were terribly frightening and ran away as fast as they could. Come on, Mug, panted Cuphead. We have to find the Elder Kettle. Here we know what to do. Ok, ovviamente ragazzi questo è un gioco con la grafica dei cartoni degli anni 30. Potete solo capire che è una figata pazzesca, veramente devastante. I video ovviamente ragazzi dureranno intorno ai 15 minuti, quindi adesso sono le 23:23. Allora, what a fine pickle you boys have gotten yourself into. Hai ragione. Allora, I know you don't want to be pose of the devil, but if you refuse, can't bear to imagine your fates. You must play along for now, collect those contracts, and you would best be ready for some nasty business. Your debtor friends won't be very friendly once you comfort them. In fact, I expect they will transform into terrible beasts. Take this potion, so they won't hang you out of dry. It will give you the most
remarkable magical abilities. Now go to my writing desk and use the mystical ink there. You need to prepare yourself for a scrap. Grazie, uomo. Ok. Ah, il tutorial. Esce il tutorial? No, facciamo il tutorial. Ok ragazzi, tutorial del gioco. Ovviamente il primo livello, cioè i primi video saranno, il primo video sarà un po' strano. Però va bene. Hold down to crouch. Ok, quindi così mi abbasso. Così salto. Ok. Così vado giù. X sparo. RB locco. Ok. Ok. Allora, Perslap. Press jump while airborne to nuffly or interact with pink objects. This also build your super. Ok. Quindi se io salto, perfetto. Ah, forse devo interagire? Ah, ok, dovevo interagire, non avevo capito, sorry. Ok. Questo è revive your deal pay with... Cos'è questo? Revive your dead pole with a swell timed parry on the ghost. Ah, ok, questo è solo per giocare due player, ok, niente. X-Move, un upgrade attack that requires a super metal card. Oh, ok, sono quelle card in basso a sinistra. Fantastico. Andiamo. Fighissimo. Ok, il tutorial è una figata. Il gioco è ancora più figo. Cercherò di fare un livello a episodio. Proveremo a farlo. Al tutorial l'abbiamo fatto, quindi adesso devo parlare con te probabilmente. Ok, quindi sì, penso di poter uscire dalla casa e andiamo. Questa grafica, ragazzi, è pazzesca. Io continuo a ripeterlo perché è veramente una figata. Quindi, ragazzi, adesso per le live per un po' non le farò. Preferirei fare un po' di video perché mi trovo più a mio agio. E... Y equip. Ah, ok, queste sono robe che per ora non possiamo modificare. Ehi, uomo, ciao. Ehi, fellas, look like you're in 40 now, eh? Well, it used to be the same way, always getting into trouble. Running, jumping, shooting. But now I prefer just strolling around and going to the pictures. But damn, let me give you a hand, take this. Oh, 3 monete d'oro. Grazie mille, uomo pomodoro. Suppongo, uno shop, andiamo a vedere. Entriamo nell'emporio di pork qualcosa. Hello. Allora, long range with below average damage. Heart, extra hit point. Che figata. Allora, piglio questo. Grazie, caro. Me ne vado. Ok, ho comprato un cuore extra, quindi dovremmo avere ipoteticamente una vita in più. You got to equip those in your purchase if you want to use them. Look at your equip card. Yeah, bumps. Forse qua charm. Ah, domani. Ok, perfetto. Botanic Panic. Ok, prima di andare lì, penso sia il primo livello. Non saprei dove andare. Oh, andiamo qui, dai. Vediamo che cos'è. Suppongo sia il primo livello. Ok. Oh cazzo. Che figata, ragazzi. Prendi questo. Ok. Essenzialmente la grafica del gioco è così. È un gioco veramente difficile. Mi hanno detto alcune persone che conosco, che sono già più avanti, che è veramente un gioco bestemmioso e... c'è veramente figo da portare. Ovviamente, ragazzi, sto giocando col controller dell'Xbox perché mi hanno detto che con PC e tastiere è un po' una rottura di balle. Prendi questo. Un funghetto, che carino. Veramente, ragazzi, la grafica è la parte migliore di questo gioco, secondo me. Porca miseria. Ah, infatti, come potete vedere, abbiamo 4 HP. A differenza di 3. Oh, cazzo. Che figo, chissà cosa fa questo fiore. Mi lancia delle robe, che ho paura che esplodano, infatti. Ma non so se onestamente ci sono nemici infiniti. Questi tizi qua sono infiniti oppure no. Nel dubbio non starò a ammazzarli tutti. Ovviamente se li vedo li ammazzo. Però bene.
Ovviamente questo ragazzo è il primo livello, quindi sarà abbastanza semplice. Si spera. Posso rompere quello? No. Oddio. Ho sbagliato tasto, no. Pensavo di rotolare. Non so perché. Pensavo che premendo B rotolasse. Invece no, lancio il superpotere. Perfetto, allora mi raccomando ragazzi, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo gioco. Io spero molto che vi possa piacere, perché è un gioco secondo me molto particolare, però veramente carino. Cazzo, quella roba lì. Ok. Oh. Ok. Opa. Ah, maledizione. Ho ancora una vita. Ah, cazzo, you died. Eravamo praticamente a fine livello. Allora ragazzi, quindi questo gioco, come stavo dicendo, è veramente figo. E spero vivamente che vi piaccia, perché come ho già detto è molto particolare, essendo un gioco a scorrimento. Però come per gli amanti del genere, perché questo stile grafico anni 30 secondo me è devastante, signori. E che dire, che figata. Ovviamente, come ho detto, questo primo episodio sarà poco editato per farvi vedere al meglio com'è questo gioco, tutti gli scleri e i bestemmioni che tirerò, mentre i prossimi episodi saranno ovviamente più editati. Ovviamente qua stare attento. Vabbè, dai, non sta andando troppo male. Abbiamo ancora 4 vite. No. Appena ho detto abbiamo 4 vite, sono stato violentato da un coso, però quello è un altro discorso. Ok, fare il parry è veramente difficile, però ci si può riuscire. Ok. Adesso voglio provare a fare un parry. Così, perfetto, ce l'abbiamo fatta. Poi abbiamo preso anche la moneta. Cazzo! Non voglio morire. Ok. Yeah. Oh cazzo! Quanti nemici! Accidenti! Volevate, eh? Oddio, cos'è? Penso sia il boss. No, non so se è il boss. Ok. Non so se quello... Oddio. Non penso quello sia il boss. Però era un mini boss, magari. No! You died, porca Eva. Eravamo così vicini alla meta, cazzo. 2 hours later. Ok. Siamo riusciti a uccidere, ragazzi, questo nemico. E siamo tornati al punto di prima. Ok, ragazzi, sono stato zitto, scusatemi, ma ero abbastanza concentrato. Bravo, grazie. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Il primo livello penso sia stato completato. Non so se adesso c'è direttamente il boss oppure... Oh, the results, vediamo un po'. 2 minuti 03, HP bonus niente, gold presi tutti, skill level 2 su 2. Yeah! A brand new record. Abbiamo preso ben meno, ragazzi, dai, non fa completamente cagare come voto. Potevamo perriare 3 cose e ne abbiamo perriato solamente una. Che figo! Veramente una figata. Allora ragazzi, siccome non so se questo gioco possa piacervi, a me piace da morire, per ora direi di terminare qui il primo episodio, ragazzi. Ovviamente nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate e lasciate, mi raccomando, un like. E niente ragazzi, noi ci vediamo probabilmente domani con un altro video. Ciao a tutti ragazzi.